Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Quindi l'argomento del mio intervento è l'immagine televisiva e la costruzione dello sguardo spettatoriale in televisione. E in particolare per questo studio sono proprio partita dalle tematiche del libro di Marco Di Noi e a partire da questo testo e dalle problematiche sullo sguardo ho provato a verificare se tutte quelle teorie normalmente applicate all'immagine cinematografica sulla posizione dello spettatore e sulla volontà di creare una sorta di mobilità posizionale per lo spettatore potesse essere ricercata anche nell'immagine televisiva. In realtà l'immagine televisiva per sua stessa natura nega questa possibilità di esplorazione dello sguardo e quindi prima di affrontare praticamente l'applicazione di questa ipotesi su un programma concreto sono andata a ricercare tutti gli studi fatti sull'immagine televisiva in generale per avere un panorama teorico su cui poi riflettere e per vedere come l'immagine televisiva viene percepita dagli studi sull'immagine in generale. In particolare ciò che mi ha spinto a guardare in maniera diversa l'immagine televisiva è il fatto che siamo sempre legati alla considerazione dell'immagine televisiva come se fosse un oggetto, un prodotto che non possiamo indagare perché è la natura stessa dell'immagine mediatica che ci impedisce di andare oltre un certo confine. Quindi è proprio il fatto stesso che la superficie dell'immagine televisiva non può essere investigata più di tanto che spinge tutti a fermarsi fino ad un certo punto nelle analisi. Però oggi i moderni programmi televisivi e soprattutto l'uso che fanno delle tecniche di ripresa che sono molto simili a quelle cinematografiche mi spingono ad ipotizzare che non possiamo rimanere ancorati a questo stereotipo dell'inquadratura frontale, dell'inquadratura della camera fissa e quindi secondo me è necessario trovare degli elementi all'interno dell'immagine televisiva che ci permettono poi di partire da questi elementi per provare a vedere se c'è qualcosa oltre quello che il programma ha già stabilito come progetto di scambio. Il programma su cui ho applicato questa ipotesi poi concretamente è Il senso della vita, che è un talk show andato in onda fino all'anno scorso su Canale 5, condotto da Paolo Bonolis. E secondo me è un buon esempio per applicare questa ipotesi perché all'interno di questo programma abbiamo un frequente uso di immagini di vario tipo attraverso un apparato multimediale molto complesso. Abbiamo delle scelte di regia particolari che oltre ad assecondare i canoni del genere del talk show tentano in qualche modo di distanziarsene e poi abbiamo una configurazione dello spazio, quindi anche dello studio stesso, che ci permette a volte di partire da come le soggettività in gioco vengono posizionate per capire che tipo di sguardo spettatoriale viene costruito. Quindi diciamo che del programma che è abbastanza ampio, io ho selezionato soltanto un modulo che è quello di un'intervista. Un'intervista particolare perché è un'intervista fotografica, quindi un'intervista senza domande, in cui la domanda è rappresentata da un'immagine. Una serie di immagini ripetutamente proposte all'ospite di turno sulle quali quest'ospite è chiamato a parlare, eventualmente commentandole se vuole oppure saltandone una o più di una nel caso non voglia esprimere giudizi o pareri su queste immagini. E in particolare le scelte di regia sono state un elemento importante ai fini del mio studio perché sono state determinanti in quanto gli incontri e i personaggi nei talk show diventano delle narrazioni solo nel momento in cui c'è una regia che riesce a far diventare questi incontri narrazione e che riescono a coinvolgere lo spettatore attraverso dei percorsi di lettura. Quindi anche nel libro di Marco Di Noi c'è questa sottolineatura in merito alla responsabilità delle scelte di regia, non soltanto per chi è autore di queste immagini, ma soprattutto per chi è poi chiamato in futuro a guardare queste immagini. Gli studi in generale sull'immagine televisiva sono soprattutto di carattere sociologico e quindi più che ricercare un'estetica dell'immagine televisiva si va a guardare la funzione sociale che queste immagini hanno avuto nello sviluppo del pubblico televisivo. E in realtà, volendo restare ancorati all'immagine televisiva in quanto tale, essa si caratterizza soprattutto per il suo essere autoreferenziale.
Spesso quando guardiamo un'immagine televisiva, questa fa continuamente riferimento o ad altre immagini televisive, al palinsesto stesso televisivo, quindi è un discorso televisivo che si ripiega su se stesso, che in qualche modo chiama sempre in causa i canoni della visibilità televisiva. Poi abbiamo già detto prima che l'immagine televisiva, proprio perché non si fa esplorare del tutto, non possiamo considerare che ci sia un luogo oltre l'immagine, è un'immagine che si propone come un prodotto, come un oggetto di cui noi prendiamo atto, ma che non riusciamo ad indagare fino in fondo, non riusciamo ad esplorare come invece facciamo per alcune immagini cinematografiche. Infine, un'altra caratteristica dell'immagine televisiva è il fatto che viene considerata il regno del piano medio, cioè queste inquadrature frontali a cui noi siamo abituati in parte restringono le possibilità della percezione del nostro sguardo. Infine, la televisione viene intesa anche come televisione delle interpellazioni, perché molto, molto spesso sono i conduttori che sembrano chiamare in causa noi spettatori in maniera diretta. In realtà non stanno chiamando in causa lo sguardo del singolo telespettatore, stanno chiamando in causa la massa dei telespettatori, ed è soltanto un modo per entrare in maniera più decisa nei nostri ambienti domestici. Nei nostri ambienti domestici. Per quanto riguarda l'immagine televisiva, secondo Marco Di Noi, e proprio in relazione al fatto che si presenta come un oggetto, egli afferma che non c'è distanza tra lo spettatore, il telespettatore e l'immagine televisiva, perché lo spettatore diventa tutt'uno con lo schermo, e quindi nell'impossibilità di avere una distanza, questo rapporto tra il testo televisivo e lo spettatore si delinea esclusivamente attraverso quello spettacolo che lo stesso spettatore si aspetta di guardare e che il programma come testo televisivo ha già progettato come scambio comunicativo tra lui e lo spettatore. Quindi il senso della vita si presta a fare da esempio in questo senso, soprattutto perché le scelte registiche ci presentano un intervistato in studio, che è il diretto destinatario del programma narrativo proposto dal programma. Quindi c'è un programma, il senso della vita, che in quanto destinante offre delle immagini e vuole che queste immagini siano commentate, e l'intervistato è lì seduto in studio, essendo lì seduto ovviamente ha accettato questo tipo di contratto e commenterà queste fotografie. Lo scopo della fotointervista per il destinante però è quella di far venire fuori una parte che magari il pubblico non conosce di quella persona, e quindi una parte più intima, e il metodo delle fotografie è strategico proprio perché evita le domande dirette che in genere in un'intervista possono suscitare reticenza. Quindi le fotografie proposte sono soltanto uno stimolo, e il fatto che siano dirette all'intervistato presente in studio hanno come scopo appunto quello di indagare ciò che lui è realmente, anziché fermarsi a ciò che appare, cioè al ruolo pubblico che siamo già abituati a vedere. Però all'interno dell'inquadratura vedremo che le scelte di regia e la configurazione spaziale non ci permetteranno di identificare l'intervistato con lo spettatore da casa. Questo perché il destinatario del testo televisivo, oltre ad essere la persona che è lì in studio, è ovviamente il telespettatore da casa, perché colui che guarda la foto non è soltanto chi è seduto lì e sta svolgendo l'intervista, è anche chi è a casa e guarda non solo l'intervista ma anche la fotografia proposta. Quindi rispetto al telespettatore vedremo che l'intervistato in studio non può essere il canale, il narratario, che la figura all'interno dell'inquadratura che rappresenta il telespettatore.